Festività natalizie senza luminarie per la città di Torre del Greco. Dopo il bando andato a vuoto, i fondi dovrebbero andare a beneficio delle famiglie meno abbienti. Abbiamo chiesto l'opinione dei cittadini. Tra un po' di scontenti, si spera che i soldi arrivino effettivamente alle famiglie in difficoltà. Chiaramente si perde qualcosa, però c'è anche peggio, ecco, ci sono anche cose un pochino più importanti. Sì, Quindi è giusto dare questi soldi a chi ne ha bisogno? se veramente arrivano a chi ne ha bisogno, sì, sono d'accordo. È una vergogna, perché l'unica città al mondo che Torre del Greco dovrebbe essere una città veramente luminosa, perché già abbiamo avuto un periodo un pochettino con il Covid, la gente ha paura ancora. Signor Sindaco, mi dispiace di lei, ma vedete quante città stanno illuminazioni e un po' di Torre del Greco anche per i commercianti. Io credo che non sia una cosa, perché comunque è sempre stata una tradizione, soprattutto nel napoletano, fare le Anche se i soldi vanno alle famiglie bisognose. luminarie. Guarda, io credo che i soldi ci sta sempre un imbroglio sotto, quello che penso io, ovviamente. Però veramente ci sono famiglie che ne hanno bisogno e quindi credo che bisogna cercare queste famiglie e di aiutarle. Non è giusto. Quindi lei voleva delle luci in città? Illuminazione, sì. I soldi del luminare dovrebbero andare a delle famiglie bisognose. Sì, è giusto che va bene. Sinceramente sono indifferente, certo è meno allegra, è meno festosa, però visti i tempi che corrono. Quindi è giusto dare questi soldi a chi ne ha più bisogno? Io mi auguro che si diano effettivamente però, che sia verità.